Buongiorno a tutti, benvenuti sul circuito del Mugello. Vi porto a fare un giro sulla mia 991 Porsche GT3 Cup. Sono Edoardo Liberati del team EB Motors. Qui stiamo affrontando in sesta piena 260 km orari il rettilineo principale, arrivando alla San Donato, dove si frena intorno ai 120 metri, si scala fino alla terza marcia, un tornante abbastanza lungo. Qui si va a affrontare la seconda variante, sempre in terza, una chicana abbastanza lunga anche questa, dove bisogna curare l'uscita. Qui si va a sfruttare anche il tappetino di erba sintetica sulla sinistra. Qui stiamo arrivando alla seconda chicane, terza anche qui. Qui è un pochino più corta come chicane, quindi si riesce a sfruttare un po' di più anche la parte centrale della curva. Quarta, quinta, per una delle parti più affascinanti e sicuramente di tutte le piste internazionali, a Casanova Savelli, che è questa qui in discesa, che porta all'arrabbiata 1 e 2, dove si alza solamente l'acceleratore senza frenare, si affrontano intorno ai 170 km orari. In quarta, questa è la seconda, anche questa molto veloce, contropendenza dove non si vede mai l'uscita per via della contropendenza in uscita. Questa è la scarperia, terza in entrata, si cerca di sacrificare un po' l'entrata per avere una buona uscita, dove si mette quarta, si sfrutta tutta la pista sulla destra. Qui il correntaio si frena intorno ai 50 metri, un tornante molto lungo in discesa, dove si cerca di privilegiare l'accelerazione, quindi l'uscita, e si entra abbastanza forte per portare velocità dentro. Questa è la Biondetti, che è una chicane molto difficile da percorrere con vetture a ruote coperte, si cerca di affrontare in pieno. Qui arriviamo all'ultima curva del circuito, la Bucine, anche questo un tornante in discesa molto lungo, dove è importante uscire forte perché poi segue il rettilineo principale e quindi la velocità ce la portiamo fino in fondo al dritto. Grazie a tutti, buon divertimento.